No, ragazzi, no, 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 il pareggio del Paco Ferreira, ragazzi. Ciao a tutti gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo tornati oggi su FIFA 16 e siamo nella carriera allenatore con la Fiorentina. Ragazzi, oggi episodio molto molto intenso. Infatti abbiamo questa prima partita contro il Paços Ferreira nell'Europa League, la terza e ultima partita di andata. Ragazzi, nella seconda partita avremo il big match contro la Roma. Ragazzi, andiamo subito a vedere come andrà questa prima partita in Europa League. Eccoci qui, ragazzi, giunti nella partita Europa League. Kalinic che ha visto lo scatto di Zarate anticipato bene, però Pasquale dentro, ancora Zarate dentro, vediamo qui Ilicic, nulla da fare, ancora qua il Paços Ferreira, Paços Ferreira solo può tirare fuori, ragazzi, Paços Ferreira vicinissimo al gol, il primo tiro arriva al 20° minuto, abbiamo recuperato palla qua, allora Ilicic se ne va, Ilicic dentro ancora verso Kalinic. Tiro il gol! Al primo tiro del match, durata la mezz'ora, abbiamo segnato. Precisione 100%, questo è il mio primo tiro in corso del primo tempo. Bravo di Kalinic, 1-0 per noi. No, ragazzi, no, 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 il pareggio del Paco Ferreira, ragazzi. Serie di errori difensivi e sono arrivati al pareggio. Oh, pallone ancora dentro, 2-1, ma che cazzo fate? Ragazzi, un lucidare del Pacos. La mia difesa dorme totalmente. Ancora qua. Adesso Radovanovic che prova ad andarsene. Radovanovic ha filtrato il tiro. La respinta, c'è subito il pareggio di Mauro Zárate. Partita combattutissima, ragazzi, due pari. Maurizio Zárate e vaffanculo. Guardate qui, grande finta. Radovanovic che arriva il tiro e Mauro Zárate. Due pari. Salico e finisce il primo tempo. Come prevedevo, ragazzi, un primo tempo combattutissimo con due dormite della mia difesa. Abbiamo preso due gol, però siamo riusciti a raddrizzarlo facendo il 2-2. Quindi vediamo come andrà il secondo tempo. Proviamo così, vediamo se riesco. Ilicic il palo! Incredibile! Il palo, ragazzi, non so se è deviato anche il portiere, ma ha preso il palo Josef Ilicic. Ma Pasquale. Attenzione qua, il tiro del Paco Ferreira, tanto mi sono para. Zárate, ha visto lo scatto di Ilicic, troppo lunga la palla, è volato, ragazzi, Ilicic, non so se avete notato. Bella quinta questa del Paco Ferreira, ma poi sbagliano tutto. Ragazzi, so che sembra che dico una parolaccia, ma dice mignotta e non mignotta. Attenzione qua, a Ilicic, proviamo il tiro, respinta. Ah, bravo, Radovanovic subito dentro. Ha visto Kalinic, attenzione a Kalinic, tiro la parata. Teglio ancora, se ne va Teglio, il tiro fuori di nulla, 77° Teglio, vicinissimo al gol del 3-2, ragazzi, ce lo saremmo pure meritati. Sono Paco Ferreira, attenzione a Paco Ferreira, ragazzi, qua si segnavano il 3-2 sul contropiede, sono totalmente sbilanciato in avanti. Qua per Savico, ancora Teglio, dentro, Ilicic, fermata al momento del tiro. Josef Ilicic, Josef Ilicic, la parata! Ragazzi, sto provando a cercare a tutti i costi con della vittoria, cross dentro! E con questa, ragazzi, si chiude la partita. Finisce qua, ragazzi, due pari. Questo è più di un mezzo passo falso, direi che è un passo falso. Ok, ragazzi, è andata così. Ci ho provato nel secondo tempo, nulla da fare. Ragazzi, prima di andare alla seconda partita, questa è la classifica del girone. Con il Konya Spor noi a 5 punti, quindi in testa, poi abbiamo il Royal Moskron a 4 e il Paços Ferreira a 1, cioè il primo punto l'ha fatto contro di noi. Ragazzi, un girone molto, molto equilibrato. Ragazzi, ora andiamo nel big match della Serie A contro la Roma. Ragazzi, attenzione, prima di andare alla partita contro la Roma, guardate cosa mi è appena arrivato. Vorremmo sapere se sarebbe disposto a allenare la nazionale Italia. Ragazzi, io qui non posso dire di no all'Italia. Dico di sì, anche perché come vi avevo detto, se mi arrivava l'offerta da una buona nazionale avrei accettato.
Quindi io, ragazzi, accetto l'offerta e alleno l'Italia. Per me sarà un onore. Se quel Cristiano ci sono anche gli europei. Allora, ragazzi, mi è arrivato con l'occhio giocatore Roncaglia. Ah, volevo ringraziarla per averla messa in squadra. Ok, ragazzi, ora possiamo andare al big match contro la Roma. Eccoci qui, ragazzi, giunti nelle formazioni. Come vedete, io ho lasciato la stessa usata in Europa League, cioè quella formazione tipo, perché questo è un altro big match. Quindi andiamo subito nella partita. Eccoci, ragazzi, giunti nel big match della Serie A tra Fiorentina e Roma. Come vedete, piove, quindi partita con campo anche bagnato. Andiamo subito a vedere come andrà questo big match. Parte subito, parte da Roma con Mohamed Salah. Mohamed Salah, bravo, troppa squadra, che sbaglia poi tutto. Allora palla dentro, Nainggolan, vicinissimo al gol del 1-0 per la Roma. Attenzione, ragazzi, bel pallone verso Teglio. Teglio ancora. Teglio, il tiro fuori di un soffio. Facciamo questo calcio d'angolo con Borca Valero. Pallone messo dentro, a uscire. Ancora Borca Valero. Ancora cross dentro. Ancora pallone messo dentro. Nulla da fare. Allora ancora Borca Valero. Borca Valero ancora. Nulla da fare. Sul padre Rossi. Pallone dentro per Dzeko. Attenzione qui, pallone dentro. Kalinic. Kalinic è sbagliato tutto. Attenzione, palla che rimane lì per Ilicic. C'è il tiro. De Santis spara. Bella la finta qui. Josef ancora. Grande finta. Proviamo il tiro a giro ancora. De Santis, pallone dentro. Nainggolan, ragazzi. Bella azione questa. Attenzione a De Rossi qua. Resiste De Rossi, ragazzi. Attenzione, Shaarawy. Il gol. La Roma in vantaggio, ragazzi. Infermabile De Rossi, Roma in vantaggio 1-0 per loro. Salico dentro, pallone nostro ancora. Ilicic al tiro, ancora De Santis. Non posso, diciamo, no, niente, ragazzi. È finito il primo tempo. Abbiamo giocato meglio, ma siamo comunque in svantaggio. Quindi nel secondo tempo proverò a recuperare. Attenzione qua che ha sbagliato tutto. E allora ce ne andiamo noi. Ilicic, un pareggio. Erroraccio della Roma. E la Fiorentina pareggia con Kalinic. 1 pari, ragazzi, al 50esimo. Parità francese. Erroraccio della difesa della Roma. Kalinic non ha sbagliato esterno pochissimo. 1 pari. Attenzione ancora a Kalinic che ha recuperato palla. Attenzione ancora a Kalinic. Da quando ha impostato il pressing, ragazzi, Kalinic è diventato scatenato ancora il tiro. E De Santis deve ancora metterci 51. Allora attenzione, palla messa dentro, colpo di testa. Recupera, ma sbaglia ancora una volta il passaggio. Allora la Roma con Iago Falche. Ilicic verso Kalinic. È scattato male. Allora ancora Kalinic a tiro, il gol. Kalinic, coppietta. Facciamolo studiare questa volta con una bella sbiolinata. E poi il cuore. Kalinic, ragazzi, la ribalta di un erroraccio di Manolas. Oh, era Nainggolan, ragazzi, non è scattato più il gioco, 2-1 per lui. Manolas è fermato, è uno scatenato Kalinic, guardate come resiste. Ragazzi, guardate Kalinic, è infermabile, Kalinic fa il tiro. Ragazzi, ma che partita sta facendo Kalinic, infermabile. Attenzione a Perotti, che è subentrato. Attenzione qua, a Dzeko. Teglio ancora, Teglio! Miracolo ancora di De Santis. Allora qui, Kalinic! Ancora Morgan De Santis. Ora Florenzi qua. Non è dentro, il colpo di testa a Lusano! Tata Lusano, scusate. E finisce qui, ragazzi. Partita soffertissima. La Roma all'ultimo secondo ha quasi pareggiato. Ok, ragazzi, allora questa qui è la classifica. Come vedete, la Juventus ha 27 punti e noi seguiamo al secondo posto a 23. Quindi la Juventus ci ha già distaccato di 4 punti. Poi abbiamo Lazio e Sampdoria a 21 e poi l'Inter a 16. Quindi, ragazzi, ci stiamo distanziando, però la Juventus ha già iniziato a prendere un buon margine. Ok, ragazzi, quindi se questa serie vi sta piacendo, come sempre, lasciate un like per supportarmi, commentate se volete dire qualcosa, condividete se non avete fatto iscrivervi al canale, consigliate ai vostri amici. Qui, ragazzi, qui sotto, come sempre, trovate i miei social network, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e Snapchat. Io ci vediamo al prossimo video con la carriera con la Fiorentina FIFA 16. Qui da Angelo 83 è tutto e ciao gamers!